Avvocato Gino Di Meglio, ci è voluto un bel po' di tempo, ma alla fine è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che mette la parola fine alle elezioni di Lacco Ameno. Viene confermato Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno. Spieghiamo però a chi ci segue come il Consiglio di Stato è arrivato a questa conferma. Sì, io innanzitutto sento il dovere di fare ovviamente gli auguri al sindaco Giacomo Pascale perché possa in maniera proficua, avendo consolidato il risultato elettorale, iniziare a lavorare per gli interessi della collettività di Lacco Ameno. Questo è un dato il più importante e naturalmente quindi gli auguro un buon lavoro. È evidente che la sentenza, sotto il profilo meramente professionale, mi lascia, insoddisfatto. È stato fatto un grandissimo lavoro, non solo da me, ma anche da chi mi ha collaborato, come, l'avvocato Paolo Scarano, che fattivamente, ha fatto parte del team difensivo. E, per la verità, mi aspettavo un risultato diverso. Quindi, con un po' di amaro in bocca mi trovo a commentare questa sentenza del Consiglio di Stato. Nella sintesi, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che facendo un'operazione di addizione e sottrazione, cioè togliendo alcuni voti a Desiano, aggiungendo alcuni voti a Desiano, togliendo alcuni voti a Pascale ed aggiungendo alcuni voti a Pascale, si era comunque arrivati a un risultato di parità. Ecco perché comunque accoglie il mio appello, quindi premia in qualche modo lo sforzo difensivo che noi abbiamo profuso. Tuttavia, trattandosi di un risultato in pareggio, naturalmente il Consiglio di Stato ha sostenuto che bene hanno fatto a fare il ballottaggio, ballottaggio che poi è stato vinto dal candidato Giacomo Pascale. Il Consiglio di Stato poi fa un'ulteriore riflessione, un ulteriore passaggio. Dice: a parte queste considerazioni, cioè si era raggiunto una cifra elettorale pari, va poi considerato che, per quanto ultroneo, perché il pareggio già è satisfattivo per Giacomo Pascale, che tuttavia sono state anche rinvenute quelle due schede in più che Giacomo Pascale fin dall'inizio rivendicava, cioè la numero 435, che nelle tabelle di scrutinio invece aveva riportato come 434, e la 440, che nelle tabelle era riportato come 439 voti conseguiti. Dalla verifica istruttoria svolta in prefettura è invece emerso che queste due schede in più a favore di Pascale effettivamente esistevano. Quindi diciamo che qualora avessero riconosciuto a Domenico Desiano ancora ulteriori due voti, come noi lamentavamo con l'appello, comunque con le due schede in più rinvenute si sarebbe comunque avuto ancora una volta una parità e quindi ancora una volta era dovuto il momento procedimentale del ballottaggio che poi, come sappiamo tutti, è stato vinto da Giacomo Pascale. Abbiamo chiuso finalmente, dico finalmente perché è stato un grande lavoro, una pagina giudiziaria che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi cittadini, non solo di Lacco Ameno, ma credo, per la rilevanza che ha avuto questa vicenda, dell'intera isola di Ischia.